C'è anche la Valtellina, quella dei vini, alla 25esima edizione di Ristorexpo all'Ariofiere ad Erba. Perché è importante per il consorzio oggi essere qui? Da tanti anni continuiamo con questa collaborazione, stiamo vedendo che la ristorazione, diciamo, che gravita intorno a questo territorio è sempre più interessata al mondo del vino della Valtellina. In realtà a noi piace definire un po' il vino della Valtellina, un po' il vino locale anche per questi territori, perché comunque gli scambi culturali sono stati tantissimi da tantissimi anni. C'è tanto movimento, è una buona annata qui alla fiera? Diciamo che ieri e oggi abbiamo avuto grandissimi interessi, sia da parte di consumatori finali, ma oggi, specialmente oggi, tantissimi ristoratori. Noi siamo qua presenti per tutti coloro che hanno piacere di scambiare qualche informazione con noi e devo dire che stiamo aumentando molto questi contatti. Quello dei coltivatori in Valtellina è definito anche un lavoro eroico, insomma c'è tanta fatica ma tanta soddisfazione. Sì, devo dire probabilmente ci troviamo al posto giusto nel momento giusto. La fatica ovviamente è compensata da un clima sempre più favorevole che ci consente di fare ottime vendemmie. Il Nebbiolo delle Alpi sta sviluppando grandi potenzialità, molto moderno, che viene apprezzato sempre di più. Oggi è importante essere qui per portare avanti il progetto del consorzio e portare avanti il nome della Valtellina anche in un bellissimo scenario come può essere questo di Risto Expo. Vogliamo proprio farci conoscere, far vedere che siamo presenti sul territorio e vogliamo far vedere il nostro lavoro che facciamo tutti i giorni. Le persone danno sempre un bellissimo feedback sui nostri vini, non solo nostri della nostra cantina, ma di tutto il consorzio Valtellina, e quindi ci portiamo sicuramente a casa queste bellissime emozioni.